io non posso fare a meno dei libri, potrei fare a meno dei giornali, sicuramente. Oh mamma mia, alle 8 di mattina questa domanda? No, secondo me se qualcuno deve sparire, spariranno prima i giornali. Il giornale scompare con il computer. Ma probabilmente sparirà tutto insieme in un unico colpo. Probabilmente i ragazzini leggeranno più ebook e noi continueremo però a leggere libri, comunque l'affetto per la carta sarà sempre molto importante. Ma dipende se tu consideri il giornale e il libro contenitore o un contenuto. Questa è veramente un'ottima domanda. Ma per me i giornali potrebbero già non esistere oggi. Io compro i giornali solo quando ci sono interviste o articoli miei. Io non credo che spariranno, non penso che spariranno, perché sono due strumenti talmente radicati nella nostra vita che probabilmente conviveranno con altre tecnologie, con altri modi di diffondere idee, informazioni, cultura. I giornali sono già scomparsi. Nel libro c'è più feticismo, il giornale no, lo butti via alla fine della giornata. Avere la possibilità di sfogliare un libro di carta è sicuramente un privilegio che nessun ebook e nessun altro supporto può rimpiazzare. Io ho un Kindle e realizzo che effettivamente è molto più semplice utilizzare oggi un libro digitale. Il libro secondo me non sparirà mai. I giornali, la sensazione che ho è che vengano usati molto dal mondo stesso dell'informazione, che si rivolgano a se stessi e che parlino tra loro. Il giornalismo in quanto tale vivrà, i giornali sono un'altra cosa. A me interessa più che altro che non sparisca la cultura, l'informazione, la possibilità di comunicare. L'ebook sembra fatto apposta per fare fruire i giornali. Ci rendiamo conto che il giornale è estremamente inattuale. Poi se domani non ci sono più giornali edicoli, ci sono 150 cose da leggere qua dentro. Io ormai passo tutti i miei minuti liberi a leggere giornali sull'iPhone, quindi è ulteriormente sfinente. È una questione di generazioni. Sicuramente scompariranno prima i giornali, perché se io ad esempio non compro il giornale ora, però compro il libro da leggere su carta. Sono ancora di una generazione un po' affezionata alla carta. Cioè, senza giornali no, calma, fermi. Chi ha 40 anni oggi in Italia è un po' nato col web e quindi forse ce la caveremo ugualmente. Mi sentirei un po' perso, probabilmente mi collegherei immediatamente al mio cellulare e cercherei delle notizie. Sarebbe un bel problema per molta gente che non credo sia ancora pronta al momento a riversarsi sulla rete per avere le notizie. Penso che non scomparirà né l'uno né l'altro. I lettori sì, è possibile che scompaiano.